mister Basile, una sconfitta difficile da digerire per come è arrivata. La sua squadra ha giocato bene, alla pari con l'acqua e sapone. Nel finale un episodio, soprattutto una bellissima giocata da parte loro, da parte della formazione dell'acqua e sapone, ha deciso questa partita. Sì, non posso che fare i complimenti all'acqua e sapone, ma anche ai miei giocatori. Purtroppo con il portiere di movimento abbiamo avuto due occasioni con due calci da lontano a porta vuota, purtroppo sono finiti tutti e due fuori. Poi loro, è vero, una bella giocata, però è stato un mezzo tiro sporco che purtroppo è andato a finire dentro. Purtroppo non abbiamo giocato alla pari, dobbiamo andare in avanti a testa alta, sappiamo che in questo momento non ci gira bene, però questa è la strada giusta, perché tenere testa questa squadra e avere anche col portiere di movimento loro due volte l'opportunità di andare in vantaggio, purtroppo in questo momento ci gira così, però la strada è questa. Nel finale di partita avete pensato a vostra volta di poterla vincere schierando a vostra volta il portiere in movimento? Sì, ma non c'è stata quasi mai l'occasione. Poi comunque con il portiere in movimento loro noi non stavamo soffrendo, avevamo già recuperato due volte la palla, come detto prima, calciando due volte a porta vuota, quindi pensavamo di portarla in porto o anche avere un'occasione per andare in vantaggio noi. Poi purtroppo è stata una giocata loro e facciamo i complimenti all'acqua e sapone, nulla da dire. Uno dei protagonisti di questo incontro, siamo con Cuzzolino, un match che avete vinto, avete voluto vincere fino alla fine con il portiere in movimento, è stata una bellissima partita, poteva vincere la Rapido, è andata bene a voi. Sì, una partita molto dura, di sicuro non ci aspettavamo una passeggiata, Latina è una squadra che lotta fino alla fine, si vede, penso che la classifica per nessuno dei due è bella, quindi per forza i tre punti. Sinceramente a noi il pareggio non ci serviva, perché noi l'obiettivo nostro era fare tre punti, però ci siamo trovati con una squadra che ha lottato fino alla fine e è andata bene per noi. L'impressione è quella che voi dal punto di vista difensivo siete davvero una gran bella squadra, subite poche occasioni da gol, forse manca qualcosa dal punto di vista delle soluzioni offensive, anche i numeri insomma testimoniano quello che effettivamente ho appena detto. Sì, può darsi. L'ha detto pure l'allenatore, sbagliamo tanto sotto porta, penso che bisogna migliorare, per stare là sopra bisogna migliorare e nella parte difensiva bisogna lavorare in settimana, allenare per poter come oggi cercare di far meno occasioni alla squadra avversaria. Siamo con Bellarte, allenatore dell'Acqua e Sapone, una vittoria a dir poco pesante quella ottenuta da parte vostra, soprattutto per come è arrivata. Con la forza di volontà messa fino all'ultimo secondo della partita, con il portiere in movimento, insomma, volevate vincerla e ci siete riusciti. Per noi non c'era un altro risultato che magari sarebbe potuto essere definito pesante come l'hai definito, perché comunque necessitavamo della vittoria perché non arrivava da 5 turni in campionato. 4 pareggi e una sconfitta sono pesanti come la vittoria di oggi. Questa io spero dia quel qualcosa di fiducia che ci manca ogni volta che magari il primo tempo, i primi 10 minuti facciamo benissimo, rischiamo di fare 2-3 gol, poi ne prendiamo uno da situazione incredibile e ci complichiamo sempre la vita. La sensazione che abbiamo avuto è che la sua squadra abbia iniziato meglio della Rapido la partita, con maggiore intensità, si è calata vistosamente nel finale di primo tempo, infatti ha subito il gol del pareggio e anche altre occasioni da rete, poi ha iniziato ancora una volta in maniera concentrata, insomma va un po' troppo a fasi alterne. Non si tratta di fasi, si tratta comunque di eventi che determinano poi la conduzione della gara, perché nella prima metà del primo tempo, come hai detto, avremmo dovuto fare 3-4 gol limpidi, non li abbiamo fatti e questo non facilita la conduzione della partita, perché non facilita magari l'impiego di altri giocatori o non facilita magari la libertà di fare delle cose. La mentalità vincente che una squadra ha non è altro che la fiducia che uno ha sulla base delle vittorie che ha fatto, delle cose buone che ha fatto, quindi in partita è la stessa cosa, la fiducia che uno ha in partita viene dalle cose buone che ha fatto in precedenza.